È finita la stagione. A posto, quindi ricominciamo tranquillamente. Dicevo, ho iniziato le competitive appunto da Pokémon Scudo, quindi sono ancora scarsino. Però ci proviamo, dai. Ciao Alex, grazie per il follow. Dicevo, sono abbastanza scarsino, quindi accetto i vostri consigli. Uso questo team qua che vedi, Alex. È un po' campato in base ai Pokémon che mi piacciono. Non sarà il più forte, non ha troppa sinergia probabilmente, però come ho detto ho iniziato da poco. Quindi, ripeto, se avete consigli da darmi, accetto ben volentieri. Tyranitar e Corviknight, dici? Perché secondo te useranno... Sicuramente mi mette Rillaboom. Sicuramente. E probabilmente anche Cinderace. Quindi seguo il tuo consiglio, dai, vediamo cosa succede. E poi magari metterei un Urshifu. E Toxtricity, che non riesco mai a dirlo, mannaggia a me. Anche se c'è quell'Indeedee che mi spaventa. Dai. Proviamo così. Charizard. Perché Charizard? Vai. Totalmente nelle tue mani, Alex. Mi fido. Non so se riuscirò a usarli bene, ma ci proviamo. E infatti, immaginavo. Immaginavo. Grazie Blake. Sì, posso andare di terremoto. Però forse è meglio andare di Sfogarabbia su Indeedee. E con Corvi andiamo su Cloyster. O shottiamo Indeedee. Ma non è male infatti come cosa. Inoltre non subisce i danni della tempesta di sabbia. Quindi questa combo assolutamente. Però terremoto adesso non è la scelta migliore, secondo me. Sti cazzi, sta girolancia. Ancora. Mamma mia. Avrà l'item che gli fa fare tu. Quante cazzo ne tira? La Madonna. Spero di shottare Indeedee almeno. Dai! Neanche la tempesta la finisce, mi sa. Rimane con un PS. Dai, 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 dai. Sì! Bene. Che culo. Sì, siamo in vantaggio, però questo c'è l'altro problema che mi spaventa, sto Cinderace, sicuramente lo Gigamaxa. Allora, io stavolta provo il terremoto, anche se lui avrà libero, quindi cambierà subito il tipo e magari mi farà un attacco lotta.
O magari mi fa un attacco fuoco sul Corviknight. Però io direi di fare così, togliamo Corviknight, perché non voglio che me lo shotti. Perché ho preso Whimsicott? No, ho preso Charizard. Minchia. Non siamo più in vantaggio. Ero convinto di aver preso Charizard. Porca troia. Oh no, sì, Alex. Hai proprio ragione. Oh no, guardalo lì. Ci avrei giurato, guarda. Vediamo se c'è la Gigamax o no. Eccolo là. Fatto bene a switchare Corvi. Però è più veloce Cloyster di me, mi sa, eh. E mi shotta anche Toxid. Eh sì. Eh sì. Sto Whimsicott ci ha fregato. Ci ha proprio fregato. Vabbè che anche se avessimo avuto Charizard non so quanto saremmo riusciti a fare, eh. Non mi aspettavo tutti questi danni da Cloyster. Whimsicott è veloce. Indubbiamente è veloce. E tanto dobbiamo usarlo per forza così. Solo che adesso mi farà la palla di fuoco su Corviknight. Anche se usassi vento in coda, non risolviamo niente. Allora io direi di provare così. E proviamo lui a Gigamaxarlo. E ci facciamo magari una danni a barriera. Perché tanto Whimsicott c'ha poco al nastro, quindi regge un hit. Togliamo Cloyster. E vediamo un pochino cosa fa su Corviknight. Mi si faceva sprecare un turno. Spero di shottare Cloyster. Se la predict era giusta, bene. Dai che ti shotta, bene. Incassa, perfetto. Giusto, una tempesta di sabbia ha colpito Whimsicott, quindi fuoco al nastro è andato. Gyarados. Male. Allora, possiamo buffarci, ma non so quando ci sarà utile, probabilmente niente. O attaccare. Allora, proviamo a fare così, va. No, non ci spero proprio per niente. Però proviamo a scenderlo. Ma Garchomp non è ancora. Non è ancora stato sbloccato qua. Arriverà poi col secondo DLC. Reggila! Bravissimo! Bello il mio uccello. Bravo che la regge. La regge. Questa non so se la regge. Se avessi avuto fuoco al nastro, mannaggia la tempesta di sabbia. Mannaggia, niente. È persa, ma abbiamo giocato con onore nonostante un Pokémon non voluto. Però Garchomp quando uscirà me lo voglio mettere in una squadra. Volentieri.
Riproviamo, non penso di risciottarlo. Fare danni in barriera non mi serve a niente. Nel senso che stallo, però il turno dopo torno piccolo ed è pure peggio, quindi finché c'ho un po' più di vita proviamo così. Bene. Sì, Garchomp è assurdo. Velocissimo. Dai, bene. Adesso il Gyarados è più veloce di noi. Se no sarei riuscito a fare un Trespolo ed eravamo ancora in partita. Purtroppo. Ci provo, ma tanto è più veloce di me. Eh sì, peccato. Però ce la siamo giocata bene, dai. Ce la siamo giocata bene nonostante tutto. Ma più che sfortuna, appunto, abbiamo preso Wimpscott che non era nei piani, quindi siamo un po' dati la zappa sui piedi. Però nonostante questo abbiamo giocato bene, dai. Nope. Niente, questa squadra mi piace. Non sarà il top della sinergia. Infatti con Trick Room voglio puntare un po' di più su quello. Da quanto streami? Da una settimana su Twitch praticamente. Pokémon è la prima live in assoluto, questa qua. Allora. Allora, sicuramente non abbiamo problemi di velocità qua. Sì, ho una scheda di acquisizione, economica però, per ora sembra fare il suo dovere, poi dimmi tu se la qualità fa schifo o è accettabile. Penso sia accettabile comunque per iniziare. Io ho paura che quel coso lì, come si chiama? Quel Porygon c'ha Trick Room. Ah, meno male, che ottimo. Mi fa piacere. Io partirei. Di nuovo Tyranitar Corviknight. Perché? Vabbè, dai, riproviamo così. Tanto penso li avrei presi lo stesso. Urshifu lo rivoglio. E stavolta Wimscott viene asfaltato qua. Stavolta Charizard ce lo pigliamo. Un po' paura del... eccolo lì. Mi sa che mi era preso Wimscott. Perché se non lo selezioni, penso ti prenda il primo non selezionato. Vedi, per leggere la chat. Tardo i secondi, prossima volta seleziono e poi ti rispondo, Alex. Problema di Porygon è che se mi fa uno psico su Tyranitar me lo prendo un po' nelle ciape. Me lo prendo un po' nelle ciape. Però stavolta andiamo così. E lui voglio shottarlo. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che finiva così, devo usare Melta Testata. Ma se la... No. Il problema è che se Clefable prende, usa suono qui, significa che quel Porygon è una delle sue carte importanti. Eccolo là. Ci avrei giurato. Però se abbiamo Wimpscott, niente. Perché se l'avevamo subito potevamo fargli un ripeti, gli annullavamo Distorto Zona, infatti.
Però messa così, direi che non è il caso. Allora, io toglierei Tyranitar perché il terremoto ci sta facendo un po' perdere terreno. Andiamo con Overdrive. E Corviknight, metà testata. Fortunatamente ho preso quelli più lenti della mia squadra, anche se comunque saranno... infatti. Ah, Fulmine non me lo aspettavo. Fulmine non me lo aspettavo. Oltre al danno la beffa, pure polarizzato. Dai, no. Porca zozza. Se tolgo Corviknight, l'infatuamento dovrebbe andare via, mi auguro. Perché ora mi risparo un fulmine. Mi risparo un fulmine e io risbatto Tyranitar. Facciamo così, dai. Sì. Sì, Alex. Tu da tanto che giochi competitivo? Questo voleva shottarmi Corviknight, guardalo là. Ah, ok. Da un annetto, ok. Fa piacere che per ora più o meno stiamo... Cioè, sto facendo più o meno quello che mi dici di tu in anticipo. Quindi la mentalità più o meno mi sto avvicinando ad averla. Gioco da quando ho 6 anni, anche io ho iniziato da piccolissimo, con Pokémon Zaffiro, sull'Advance SP. Allora, adesso dovremmo shottarli entrambi. E con Tyranitar... Giusto per andare un pochino sul sicuro. Shottiamo sto Clefable. Sto giocando a 4 anni al PC. Complimenti. Giustamente. Se me lo fa tu su Toxie, me lo shotta, me lo shotta. Me lo sciotta, porca zozza. Vabbè, dai. Non penso che abbiano fatto nulla di male. Sei stato un po' precoce, quello sì, però. Va bene così. Allora. Questo è un po' rischi. Questo è un po' rischi. Provo a incassarla così. Intanto con terremoto, almeno sto Porygon lo mandiamo via. Bene. Bene che partiamo subito. È finito Trick Room, non me ne ero accorto. Ottimo. Ottimo. Bravissima mamma Tyranitar. Data bene, sì, Alex. Data stra bene, guarda qua. Doppia kill. Più Trespolo. Perfetta. Ah, adesso è finita distorto zona, quindi come cazzo abbiamo fatto ad attaccare subito? Vai a capire. Rhyperior. E Ferrothorn, ok.
Tyranitar purtroppo non fa molto. Io gigamaxerei Corviknight, anche se paralizzato. Eh sì, facciamo così, dai. Shottiamo Rhyperior. Gelupugno è su Rhyperior, sì, vabbè. Andiamo su terremoto ancora. E niente. Che stavo pensando di Dynamaxare Whimsicott. Tra l'altro anche lui adesso gigamaxerà Rhyperior. Dynamaxerà Rhyperior. Sono abbastanza sicuro. Però usare il Dynamax su Whimsicott. Non mi fidavo tanto. Bravo. Bello tanky ovviamente. Come è giusto che sia. Però ogni tanto ci buffiamo un po'. Weakness policy. Anche questo è giusto così. Guardala lì, mamma Tyranitar. Che fa malissimo. Bene, 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 bene. Adesso possiamo vincerla. Ci facciamo un Energy Palla che sicuramente colpirà subito. Quindi Rhyperior ci saluta. E Dainapugno su Ferrothorn. Sì, Tyranitar è stato bravissimo sta partita. Ma cosa fa? Cosa fai su Ferrothorn? Per holdare un pochino. E scommetto che mi usi anche danno a barriera. Ok, allora Rhyperior ci saluta. Questo lo incassa tranquillo proprio. Sì, in teoria dovrebbe essere vinta. Però io non abbasso la guardia. Va bene, lo incassiamo. Lo incassiamo. Cioè, noi siamo andati a più uno di attacco, lui muova a più uno di difesa, quindi patta. Mi farà un altro Dynametallo. Noi dobbiamo andare così. Questo difesa speciale, questo attacco speciale, inutile tutti e due. Andiamo su Forza Lunare, che è un 95. Quel 5 in più farà la differenza. Non credo proprio, però. Su carta almeno. Eccolo lì. Va bene. Bravo. Non sarebbe neanche partito, quindi. Apprezziamo l'impegno. Vediamo un po' che succede. Buono. Cioè, buono, ma non mi serve a niente. Yes! Yes, 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 yes. Muy bien. Grazie per i tuoi consigli, Alex. Indubbiamente partire con Tyranitar e Corvi non è stata una cattiva idea.
No, non volevo vederla, mannaggia a me. Volevo vedere però come l'ha buildato, perché anch'io devo farmi un Rhyperior, solido roccia ovviamente. Difesa maxata, anche attacco, un po' di difesa speciale. Io magari sarei andato un po' più su PS. Però il mondo è bello perché è vario. Buildato a merda, dici? Come dovrebbe essere secondo te? Sì, Porygon e Clefable hanno rotto proprio le palle. Hai ragione. Come lo builderesti te, Rhyperior? Visto che devo farmelo anch'io, quindi. Allora. Potrebbe avere una Trick Room questo. Potrebbe. Qui doppio psico mi fanno un po' paura per Tyranitar e per Urshifu. Probabilmente partirà con Torkoal, probabilmente. Allora, facciamo così. Ripartiamo così, dai. Mi sento fiducioso. Urshifu qua è un po' una merda. È un po' una merda così. Ma dobbiamo provare. Però dobbiamo provare. Dobbiamo provare così. Punterei tutto su PS attacco. Non è meglio però buildarlo anche un po' più su, anche un po' su difesa, prendere un po' più tanky? Perché tanto con Weakness Policy gli dà già un bel buff. Ti pareva. Anche qua mi shottano Tyranitar. Mi shottan Tyranitar. Non so se switcharlo o provare a one shottare in Didi. Se mi fa psico su Toxtricity mi inchiappetta lo stesso. Magari proviamo Urshifu. Vabbè dai, mi fido, proviamo terremoto. È per due, lo so che è per due. Ah, eccola là, la Trick Room. Sì, di base resisto un colpo e poi vuoi usarlo con terremoto. Ma guarda, tanto nelle prossime live penso che continuerò il building del team di Trick Room. Quindi poi se vieni a trovarmi ne parliamo anche in diretta. Andrei resisto di nuovo il terremoto. È andata a metà testata, me la son persa. Me la son proprio persa. Dai. L'ha fatto su Hatterene probabilmente. Sì. Qua mi shotta Tyranitar. Ah, su Indeedee, ok.
Non l'avevo perso quel pezzo, scusami. Fatto sono qui. Fatto bene usare terremoto allora. Cioè, volevo comunque fare sfogarabbia su Indidi, quindi. Questo mi sciotta. Questo mi sciotta. Oh no! Resiste! Resiste, mamma Tyranitar! È parte la weakness policy. Se non mi colpisco come un demente. Prego, ti prego, ti prego, non fare cagate, non fare cagate adesso, non fare cagate adesso. Bravo! Brava! Boom. Brava! Corviknight Knight invece sta partita fa... Corviknight è un po' sfigato, eh. Paralizzato, confuso, innamorato, di tutto le sta prendendo oggi. Un po' di tutto. E forse è il caso di switcharlo. O forse no. Perché pure che me lo sciotta quella tartaruga di merda. Ah, sicuro mo attacca di nuovo per prima. E mi sciotta Tyranitar. E l'altro mi farà un attacco fuoco. Mi farà un attacco fuoco, magari un'eruzione su Corviknight. Ma che faccio con Corvi? Ma io quello che mi faccio... boh, facciamo così. Non sono più veloce, c'è Trick Room, infatti. Nana. Nana. Boh, meno ha balzato un turno di Gigamax a me. Purtroppo con Trick Room questo team qua è un punto un po' sulla velocità, quindi o c'ho il culo che c'ho Whimsicott al primo turno e quindi gli faccio un ripeti e gli annullo Trick Room, altrimenti è una merda. Allora, qua direi di fare così e facciamo così. Anzi, in realtà potevo Gigamaxare, porca puttana. Devo Gigamaxare Urshifu. Mi ha asfaltato. Ciao. Asfaltatissimo. Trick Room è un problema se non ho Whimsicott all'inizio. Purtroppo. Se avessi avuto Whimsicott forse potevamo giocarcela. Bellissimi tirano i pippi su. Come premio di consolazione. Asfalto freschissimo. Guardate che berrate, ok? Siamo proprio partiti in quinta. 1-2, va bene, no? Oioioioi. Oioioioi. Che a tutti con sto cazzo di Togekiss. Tutti i team c'hanno sto uccello brutto. Ah, stavolta andiamo così. Ci mettiamo Corvi e ci mettiamo o Charizard o Tyranitar. Vai a nuotare.
Buon bagno, Alex. Grazie per essere passato. Dai, proviamo. Tiranitar, niente. Benedetto tardi. Ma guarda, lascia stare. C'ho il ventilatore adesso, voi non lo vedete, ma mi sta sparando in faccia perché sennò sarei già morto. Sarei già morto. Sarei diventato un tottuno con la sedia. Allora, qualcosa mi dice che anche quel Winscott farà un vento in coda. Strano con Snorlax, ma lo farà. Stranamente. Io magari ci sparo un tossina su Snorlax. Perché mi hanno fatto brutti scherzi in passato. C'ha immunità, bastardo, non l'avrei mai detto. C'ha immunità. Abbastanza raro trovarlo con immunità o sbaglio? Di solito hanno appunto grasso spesso o voracità. Ah! Però ci va bene che abbiamo ripeti. Quindi questa l'annulliamo. E a sto punto diamo di overdrive. Vediamo un po' cosa succede. Così usiamo spray per la gola. E se c'è poca al nastro, Winscott. Lo annulliamo. Perché anch'io lo uso così Snorlax, però gli ho messo voracità. Con Panciamburo e poi vai di Gigamax. Però attacca comunque prima lui, e questo ci sciotta. Eh sì. Ho preso Urshifu, vero? Ditemi di sì. Sa che lo holdiamo così. Ok, mi sa che lo holdiamo così. Proviamo. Che se sta normale non lo regge. Se buttiamo giù Norlax, forse riusciamo a fare qualcosa. Sperando che non si ribecca la bacca, perché sennò diventa davvero duro da buttare giù. Ok, buono. Questo lo teniamo. Vediamo cosa fa Wimscott adesso. Farà il sorto zona di nuovo. Quindi alla prossima attaccheranno prima loro. Il mio Wimscott non attaccherà e verrà shottato. Non mi ricordo quanto dura, ripeti. Usare venti in coda ancora non ha senso. Boh, proviamo così.
fatto bene a cambiarlo, così non posso risettare distorto zona normale. Quello dovrebbe aver finito il Gigamax, l'abbiamo tenuto abbastanza. Ce l'abbiamo, abbiamo resistito, ecco. Va bene, dai. Adesso riesco a settare ancora vento in coda, Whimsicott poi ci saluta e va bene così. Cioè in realtà non serve mettere vento in coda adesso. Ci rende solo più lenti. Quindi io lascerei così e andiamo di forza lunare. Anche se non so se ci arriviamo. Anzi. Facciamo forza lunare ancora su di lui. E andiamo così. Giustamente. Sti cazzi. Cioè fa più male questo che Giga rinnovamento. Buono. Ottimo colpo su Machamp. Ottimo. Adesso vediamo un po' cosa succede. Chi ha come ultimo? Rillaboom, perfetto. Forse ce la facciamo. Io dovrei aver finito il Dynamax con Corviknight, se non erro. Sì. Però devo fare un Trespolo. Devo fare un Trespolo assolutamente. Vai di Onda Calda e vai di Trespolo. Vediamo un po' se non ci shottano Charizard. Forse ce la facciamo. Mannaggia. Adesso qua è tutto. Porca troia. Porca troia. Per un pelo, ragazzi, per un pelo. Purtroppo non è che possiamo fare molto altro. Se non ci avesse tolto lenti scelta, forse la finivamo. Adesso attaccheranno loro, giustamente. Rip. Sta Trick Room, nonostante il tempo che passa, rimane sempre un dito in culo. Rimane sempre lì. Infatti non vedo l'ora di finire anche io il mio team con la Trick Room. Così. Vediamo di restituirgli il favore. Che partita malissimo sta season, ragazzi. Non che le altre fossero andate meglio, in effetti, però ci contavo un pochino. Ale. Che cazzo è? Team Full Ghiaccio. Team Full Ghiaccio, ragazzi. Interessante. Ma non da sottovalutare, comunque. Io direi di partire. Partiamo velocissimi.
Siamo velocissimi con Charizard e Corviknight. Dai, proviamo su consiglio del nostro Alex che oggi mi ha istruito e andiamo così. Proprio curioso di vedere come lo gioca. Allora, ci annulliamo subito lo scendineve. Molto bene. E iniziamo un po' a vedere. Partiamo con Weakness Policy, muy bien. Mettiamoci congela qualcuno. Eccolo lì. Niente. Oggi Corviknight solo stati si prende. Solo stati. Buono. Terremoto, non mi ricordo se... No. Dai, proviamo così. Va bene. Meno male. Questo ce lo pigliamo nelle ciape. Allora, vediamo un pochino. Non voglio ancora gigamaxarlo. Se entra sta roba, abbiamo un per 4 sia su Frostmoth sia su... Eccolo lì. Però va bene così. Risetta la grandine, va bene. Cazzo dico bene. Lecito, vediamo se lo shottiamo lo stesso. No, lo tiene, va bene. Se Corviknight si scongelasse, mannaggia lui. Madonna. Dai, ma si può. Ma si può. Però le mangi le bacche da congelato, bastardo. Porca troia. Sta bora ci sta davvero asfaltando. E mo qua c'è da pregare qua. Se la vince per questo. Qua possiamo solo pregare.
qualcuno si scongeli. Penso sia lo status più brutto il congelato comunque. Così ci sciotta. Boh, Urshifu, sei tutti noi. Troppo è l'unica. Anche lui Dynamaxerà il porco spino lì, non mi viene il nome. Giustamente. Ah, spero di shottarlo, eh. Con Dynapugno è un bel per 4 che si prende, poi c'ho anche Astrobisfera. Quindi spero di shottarlo. Se lo shottiamo dovremmo riuscire a vincerla. Più veloce lui. Ok. La difesa speciale non vi serve a niente. Vediamo se lo incassi. No, bene. Bene, 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 bene. Aia, 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 dobbiamo shottarla. Minchia. Porca troia, questo non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Allora la shottiamo con questo. Abbiamo perso. Proviamo. Porca troia. Sto gigassaurimento è proprio fregato. Buono. Bene. Mamma mia, ragazzi. 5 PS. Porca zozza. Al pelo. È stato interessante, dai. Abbiamo fatto più ghiaccioli che altro, però ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Mia, oggi li trova in 2 secondi gli avversari. Styx. Qualcosa mi dice c'è puzza di Trick Room. C'è proprio puzza di Trick Room. Che non può essere altrimenti. Quindi io per prevenzione partirei con Whimsicott. Poi magari ci mettiamo un Charizard, magari neanche, ci mettiamo Tyranitar.
Vai, proviamo così. Non sono proprio sicuro di aver scelto bene Tyranitar secondo, perché adesso con la tempesta di sabbia mi annulla il Focalnastro di Wimscott. Allora, visto che loro useranno distrutto zona, io partirei subito con... Energy palla su Gastrodon. E proviamo così. Va bene così, forse anche meglio. Bastardo! Bastardo! Oh, bella giocata! Bella giocata! Ah, l'ha avvelenato, tempesta di sabbia. Bella giocata. Me l'ha proprio fatta. Sotto il naso. Allora, noi ci spariamo sto doppio hit. O magari no, magari no. Continuiamo di sfogarabbia. Buono, non siamo riusciti a fargli fare Trick Room, dovrebbe shottarlo. Porca troia se l'hanno... Ah, ok, niente Trick Room. Maledizione su... Charizard. Dai, va bene, ce la possiamo fare. Ok, Gastrodon ovviamente, che era quello che mi preoccupa di più, ovviamente. Ovviamente. È un azzardo, è un azzardo. Però ci proviamo. E se non sciolto quel Gastrodon è un problema. Così o niente. Anche lui su Gastrodon probabilmente. E questo potrebbe essere un problema. Ah no, ok. Lo lascio shottarmi Tyranitar probabilmente. Bene. Bene.
boh. Onesto. 1-1 palla al centro, ragazzi. Io gli ho tolto uno, Yulumen ha tolto uno. Va bene così. Adesso però siamo ancora nella cacca. Posso azzardare un congelamento, però non mi fido troppo. Boh, proviamo così. Ciao Alex, già fatto. È stato un bagno veloce. Qua siamo un po' alle pezze. Ha cominciato a piovere, eh? Di dove sei tu, Alex? Adesso non so se... Piemonte, ah, anch'io. Di dove? Io sono di Torino. Io direi di continuare così, cazzo dobbiamo fare. Attenzione, rimarrà con uno. Rimarrà con uno. E ce la fa! Urshifu! Spacca i culi! Non gliene frega niente! Lui mena! Mena, anche se... È grosso 10 volte il nemico, non gliene frega niente, lui spacca tutto. Confine tra Cuneo e Torino, capito. Dovrebbe venire giù anche qua. C'è ancora un po' di sole adesso, ma verrà giù. No, non volevo vederla. Sai che si è perso una bella partita contro sto elemento qua. Mi ha fregato. Però alla fine con Urshifu al rotto della cuffia ce l'abbiamo fatta. Sì, aveva Zoroark e Shani. No, non l'ho mai fatto. Dici che dovrei? Potrebbe essere divertente. Però forse adesso è meglio concentrarmi un attimo sullo sviluppo delle mie squadre. Ma tu mi devi spiegare, no? Perché c'ha quella forma base, che non mi ricordo il nome. Pam pam param pam pam. Ah, sicuro partirà con Snorlax. Poco ma sicuro. Sì, ma è divertente. È divertente il fatto che sia random. Stavolta partiamo così, dai. Vediamo
Tyranitar qua non è molto ben visto, secondo me. Va, vai. Facciamo così. E via. E invece, anch'io pensavo Mance Sylveon. E invece no. Però va bene così. Cioè, più o meno. Più o meno. Perché se mi fa un folletto su Urshifu, mi fa un po' bua. Credo. È super efficace il folletto su Lotta, vero? O sono io che mi sono fumato? Allora, io ripartiamo così, dai. Tranquillo. Boom. Sì, sto one shot ci stava, onesto. Va bene. Io continuo con Zuffa imperterrito, tanto non sei più veloce di me. Io ti sparo anche un ripeti, l'aveva fatto lui, sì, l'aveva fatto lui, io ti sparo un altro ripeti. Così vi switchate ancora l'item. Beccate questa. Switchate l'item. Più veloce lui. Però. Mi solletichi il sottopalla con questo pugno scarica. No, aspettate, fermi tutti, che è successo? Pugno scarica me lo switcha? Non ho ben capito che è successo, ma. Va bene così. Ah no, ok. Switchate l'item. Mi ha dato la sorbisfera. Mi ha dato la sorbisfera sto carciofo. E noi ci andiamo, lo usiamo sta sorbisfera. A casissimo. Ah, secondo me è Dynamax Lucario. Vediamo. Non mi dà il focannastro a me? Eccolo lì. E Charizard non può essere one shottato. Ok, bene, ma non benissimo. Allora, visto che è Snorlax il prossimo, io farei una giocata. Farei sta bella giocata.
Spero di one shottare sto mazzo di chiavi. Sì, mo' bene, maxato Snorlax sicuro. Anche se non so quanto gli convenga farlo adesso, eh. Comunque si è fregato mo perché si è preso le lenti scelta e può usare solo una mossa adesso, quindi lui può usare soltanto lì il cambio degli item. Eh sì, Alex. Quello Charizard l'ho preso entrando in un raid con la password, mettendo una password a caso. E casualmente sono entrato e c'era sto Charizard Shiny, proprio come lo volevo io, quindi ho detto no, questo è, non posso missarlo. Quindi tutto bello, l'unica cosa è che non c'ha solo al potere. Quella è l'unica cosa che dispiace, però. Mi va bene anche così, anche perché all'epoca non potevi usarlo in competitiva con solo al potere. Non era lecit. Non ho visto con chi ha scambiato l'item, però vabbè. Madonna, sto Snorlax, l'ha incassato, eh. Ha incassato bene. E si ripiglia pure la bacca, porca troia. Potrebbe essere un problema. Sta isola. Sta panza giardino. Momento di settare vento in coda. Adesso metto Lucario e ci one shottiamo Lucario. Va bene così. Va bien parei. E noi ci rificchiamo vento in coda. Ah, mi ha dato a me lenti scelta. Bastarda. Bastarda, boh. Facciamo così. Oh, me lo switch con pugno scarica. Minchia, lo incassa. Ah no, non lo switch. Quindi io non ho capito perché prima ho dovuto switchare Pokémon. Mi è proprio balzata questa cosa. Lucario, non mi interessa. Verrai ucciso da Gigavampa lo stesso. Charizard incassalo, bravo. Mamma, che culo c'ha sto Snorlax? Ma che culo c'ha? Cioè, quando lo faccio io devo aspettare 10 partite prima che mi rida la bacca. Porca troia. Boh, comunque dovrebbe essere vinta, eh. Se vuoi ti faccio un Dainapugno. Tanto per... Cioè, tra un po' ti ha fatto più male Forza Lunare di Whimsicott che il Dainavampa... Gigavampa di Charizard, ah, anche il Dainapugno. Oh, se ti becchi di nuovo la bacca io quitto. Te la quitto. Porca troia. Ma questo sta cheatando. Cosa sta cheatando? Non è possibile. 3 su 3. Dovrebbe essere il 50% di probabilità di droppare la bacca. Però 3 su 3, dai. Minchia. Sì, te le faccio vedere. Ma non niente di che. È maxato in velocità e attacco speciale. Molto semplice. Eh sì, Urshifu. Tocca a te. Scelgo te. Vediamo di finire sta cosa. Sta cazzo di isola che ha retto fin troppo. Complimenti per la tankata, indubbiamente.
Ha resistito a tre attacchi di Gigamax Charizard. No, no. Ha detto boh. Finché c'ho la panza, resto, poi. Voleva solo vedere quanto mi dava fastidio. O forse voleva vedere quante volte riusciva a pigliarsi la bacca. Comunque ho notato che se vinci in strike ti dà un sacco di punti in più. Invece se perdi, vinci, alla fine rimani sempre là. Allora, sto team è interessante. Sto team è interessante, non so con chi partiranno. Allora, io direi così. Il resto Tyranitar. Qua c'hanno già due elettro che mi shottano Charizard e Corviknight allegramente. Quindi direi che l'unica è Toxie. Proviamo così, dai. Eccolo lì, eccolo lì, subito. Quindi sto Urshifu deve switchare subito praticamente, proprio subito, Ale. Adesso Raichu ci avrà la, lì, come si chiama? La nuova mossa, Elettro, che fa surf. Io parto così, Tyranitar adesso è d'obbligo. È proprio d'obbligo. Proprio d'obbligo. Mi dispiace per Whimsicott che si pira terremoto. Però non voglio one shot che mi ci one shottano Urshifu ancora. Ale, partiamo in quarta. Eh sì, holdala, holdala, holdala. Ah, io magari potrei fare. Proviamo. Azzardata anche questa. Mi ha fatto malissimo quella danni saetta. Spero di one shottarlo. Reggila, 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 reggila. Bravo.
Brava. Bene, vediamo cosa fa mosto Pinchurchin. Pinchurchin, come si chiama lui? Breno trappola, bene. Questa non me l'aspettavo. Vediamo un po' se con vento in cola sono più veloce lo stesso. Va bene. Lo regge. Complimenti. Ottimo. Magari la tempesta di sabbia lo finisce. Per un pelo. A sto punto. No, andiamo di Anasismo, dai. Giocata interessante, ma va bene lo stesso, dai. Adesso rivoglio assolutamente vento in coda, purtroppo. E andiamo di petrotaglio. Non so se sarò più veloce. Mi sa di no. Però vediamo. Va bene, proprio quello che volevo che facessi, bravo. Bravissimo, brava Tiranitar, oggi tante soddisfazioni mi stai dando. Mamma Tiranitar, stasera ti faccio una bella torta di bacche nel Pokécampeggio. Ma sì, perché no? Boom, Whimmy! Whimmy! Oh, la miglior partita di oggi questa, ragazzi. GG. Boh, direi che facciamo l'ultima, ultima. E siamo già a Mega Ball.
Adesso questa ci asfaltano, sicuro, perché a Megaball ci asfaltano. Non sono ancora pronto per questo passo importante. Vediamo un po'. Adesso sì, che sono preoccupato. Se mi piazza Rillaboom è un problema. Oh, mi mette Togekiss. No, se metto Charizard. Metto Corviknight e sto a posto per entrambi. Vai, proviamo. Proviamo, proviamo. Questa sarà un po' tesa, secondo me. Lo sapevo. Lo sapevo. Arbogenesi. No? Ah, ecco. Sui due setter questi qua. Allora, io parto cattivissimo stavolta. Parto proprio cattivo. Non mi setto neanche Tailwind. Immaginavo. Però chi non rischia non rosica. Niente, oggi era scontato che Corviknight venisse scottato per l'ennesima volta. Giustamente, come dargli torto. Mi Dynamax a Togekiss, sono abbastanza sicuro. Ah, invece no. Ma me li stai sfoggiando, me li stai facendo vedere tutti perché ce l'hai shiny o c'è qualche strategia sotto? Poi Todd mi sta rompendo un po' le palle.
dobbiamo fare così. Chiaro. Dai, oh, e basta un po'. Lo incassiamo, va bene. È più veloce di Corviknight sotto Tailwind. Vabbè che non l'ho maxato in velocità, quindi ci può stare. Chi è che avevi tolto Rillaboom? Ok. Andiamo così. Buono, bravo. Spero di reggerlo. Mamma mia, fa malissimo, cazzo. Sto cazzo di Kingra fa malissimo. Allora, se io oserei shottare Rillaboom. Sembra la cosa più furba. E provare un'idrografica. Anche se è poco efficace, magari qualcosa facciamo. Perché sennò Rillaboom mi shotta Urshifu e poi siamo nella cacca. Infatti. Infatti. Vediamo un po'. Lui adesso ha finito il Dynamax, quindi forse ce la possiamo fare. Dobbiamo shottare però Rillaboom. Bene. Adesso vediamo. Finito vento in coda, beh, tanto era più veloce comunque. Ah, c'è ancora Togekiss, me l'ho completamente dimenticato. Completamente. Vediamo che succede.
Minchia. Ale. Devo finirla in sti due turni praticamente. Questo spero di shottarti. E via, ok. Dopo dobbiamo shottare Kingra. A parte che un altro Drago Pulsar non so se lo reggo. Non c'è manco più campo erboso, quindi figurati. Mi sa che la perdiamo al pelo. Proviamo. Reggilo, reggilo, reggilo. Niente. Peccato. Peccato, porca zozza. Kingra, ora che è entrato nel meta, è davvero forte. Niente da fare. Proprio forte. Va bene, dai ragazzi. Per oggi vi saluto. Prossima live su Pokémon, magari continuiamo a il building del mio team Trick Room, visto che vorrei portarlo presto in competitiva, vedere un pochino come gira. E niente, dai, io vi saluto. Statemi bene, buona serata a tutti, buona domenica ragazzi. Alla prossima.